Quindi, allora, invece, non devi soldi, diciamo, smettiamo di fare, continuiamo anche a fare debiti dal nostro ospite che ci dava da mangiare, non copriamo i debiti che erano alti, e invece mettiamo le basi per un film. E lì ci furono alcuni meravigliosi giornalisti come Rossetti dell'Espresso, insomma, cominciamo con questi soldi, si poteva veramente cominciare a dire si può mettere su una produzione su questo soggetto. Andiamo avanti, potremmo già spiegare molte cose, con una grande casa editrice, il Cino del Duca, allora ci mette il mise noleggio, Gian Maria Rontella, la Dama Provinale, era il primo film che faceva, insomma anche lì grandi incontri e scontri, ma cosa succede? Succede che dopo che abbiamo cominciato e abbiamo girato un quinto del film, ovviamente invece i fondi ci vengono tagliati, anche per colpa forse del nostro i fondi vengono tagliati e noi rimaniamo con questi mozziconi, vi assicuro, per noi quelle scatole di latta con dentro le cose che avevamo girato, vi dico, per noi veramente noi esistiamo come mozziconi di un corpo che stava lì a impotribire. Abbiamo passato un'estate, io non voglio dire tragica perché poi la tragedia è altro, ma drammatica, all'eccesso, sì. Mi ricordo che per disperazione in questo nulla, perché improvvisamente dal fare, dall'eccitazione, di fare improvvisamente tutto fermo, no, tutto finito, perché non si capiva dove poteva veramente riprendere. E allora mi ricordo che andavamo spesso sulle spiagge di Semenzio Ostia, quelle popolari ovviamente, no? E giocavamo a pallone. Allora io ancora negli occhi, nelle orecchie, io sento quel tum, tum del pallone, e lo dicevo a tutto il giorno a mia moglie, sai cara, che ancora fra le cose più angosciose della vita è quel rumore, perché? Ora non voglio dire una cosa che scoraggia, ma noi siamo convinti, e lo siamo in maniera forte, che l'uomo, il giovane, se lotta veramente riesce a vincere, lo crediamo nella maniera più ferma, ed è questo il nostro modo di vivere, il nostro modo di pensare, il nostro modo di parlare con i giovani. Però devo dire, c'è un 1%, il caso può interviene, ed è il mago caso, tu puoi veramente conoscere il silenzio dell'orrore. Lo dico perché non voglio scorciare nessuno, ma voglio dire, teniamo conto di questo, e nella vita di una persona che vuole fare un certo tipo di lavoro e lo vuole fare, deve mettere in conto anche questa terribile sofferenza. Noi invece in questo caso, questo è uno caso che ce l'ha, invece lo salutiamo perché l'ultimo giorno di un'ultima richiesta che noi facciamo per avere chiedere disperatamente, troviamo una persona meravigliosa, perché appunto accanto al caso negativo c'è anche il caso positivo, troviamo una persona meravigliosa, un produttore che aveva già prodotto con Lizzani, Acqua Battiti, Cronica della Mare, e che era un produttore che non voleva fare soldi, voleva veramente raccontare storie così come le volevamo raccontare noi. Quindi ci siamo incontrati, era un genovese, quindi ci fece delle condizioni giustamente terribili, chiaro che noi ci riempiamo con questi debiti, eccetera, ma insomma, però dice, è chiaro che io da ora in avanti finisco il film, quello di tutte le malefatte che avete fatto voi prima sul piano economico, è chiaro, sono vostre. E però ecco, guarda, dico, il caso è un momento terribile, il caso è tipo stupendo, è incredibile. Da quel giorno il film è andato avanti e l'abbiamo fatto. Questo per dire cosa significa produrre un film. Oggi è uguale, per esempio noi ora siamo con i nostri pochi anni che abbiamo sulle spalle e con i nostri pochi film che abbiamo fatto, noi ora vogliamo fare un altro film, un film documentario narrativo, vi assicuro che grazie a Berlusconi e ai suoi compagni, compagni anche, diciamo, i giovani quasi se ne parla, perché tutti i fondi dove si farà il figlio sono chiusi, c'è un po' contatto. Continueremo noi a cercare di farlo e speriamo che il caso cattivo non arrivi. Allora, invece, e questa è la produzione, invece il momento del soggetto, della sceneggiatura,
Beh, questo lo sa qualsiasi persona, lo sa magari quando scrive lui, cioè, diciamo, è chiaro che il cinema è strano perché è fatto da più persone, ma allora, tra l'altro mi si è trovato un libretto fatto allora dalla sinistra, un libretto di siciliano dove raccontava un po' la storia del Salvatore, e da lì si sono accese, si accendono mille ciambelle strane che da un dato di fatto veramente la fatta, cioè la realtà assolutamente sprigiona, quando sprigiona, e c'è uno che recepisce, sprigiona ciambelle di fantasia che vanno nelle direzioni diverse. Allora appunto come diceva Paolo, Salvatore è questo eroe perché vuole ammazzare il nome delle sue idee, però era anche non voglio dire la parolaccia, ma era anche un po' stronzo, scusate se lo dico, perché era pieno di sé, perché veramente pensava di essere una specie di Cristo in terra, perché era anche bugiardo, ma ecco, voglio dire, è così che nasce un film, cioè che tu parti da un dato di realtà e poi te vai dove la fantasia è forte, che ti porta in tante cose strane. Ho parlato troppo, pausa, rabbia, arrivederci. Bravo, non è che mi arrabbio, è che se lui parla troppo a lungo mi distraggo, poi magari dico le cose che lui ha già detto, e questo è il rischio.